Ciao amici, siamo i Mac Brothers, Mattia e Chiara Fabiano, i fratelli doppiatori. Benvenuti qui a Lisbona. Vi porteremo con noi nel nostro viaggio. In queste viaggio. Giornate. È la nostra prima volta qui a Lisbona. È vero, non sappiamo cosa aspettarci e adesso stiamo facendo un po' un giro un della giro. Città e sono le 7. Tra poco è ora di cena. Cenare. Matti, guarda dove ti ho portato. È stupendo. Da Lionel Messi. Sembra uguale. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Sì! Non so quanto si possa sentire, ma siamo finiti ad un concerto. Nella piazza principale di Lisbona. C'è un concerto. Sentite! Qua c'è il fiume. Sembra un mare, ma in realtà è un fiume. E si vede tutta Lisbona. Sembra fighissimo. Andiamola a vedere da più vicino. Vabbè, ragazzi, qua siamo finiti a un concerto. Ma siamo a San Francisco, Chiara, o è Lisbona? Non lo so, sai. No, perché a parte che mi sembra enorme quel ponte. Però bella, molto bella, ci sta piacendo in questo momento. A te piace? A me molto. Incredibile, sono quasi alta quanto un semaforo. Non mi sembra vero, ragazzi, non mi sembra vero. Purtroppo tira parecchio vento. Niente, adesso è diventato verde e posso tornare da Mattia. Bene, bene. Ragazzi, per la prima sera qui a Lisbona ho scelto di mangiare i noodles. Li ho composti come se fossero un poké. Mi ha fatto molto strano. Io, fiera di quello che ho preso. Contentissima. Allora amici, Chiara ha preso questi noodles al riso con le verdure, sta mangiando quindi lo commenterò io, sembrano buonissimi con carote, broccoli, canne di bambù e ananas. Cosa ne pensi da 1 a 10? Almeno un voto? 10 addirittura. Adesso vedrete cosa ho preso io invece. Allora amici, ecco che cosa ho preso io invece, un bel panino con dentro il maiale, che è un piatto, dicono sia un piatto tipico della cucina portoghese, si chiama panino bifanas. Vabbè, andiamola ad assaggiare. Proviamo a mangiare questo panino e vediamo la mia reazione in diretta. Allora, è un panino, diciamo, normalissimo, con del maiale e basta. Normale, panino normale. E questo è direttamente l'hotel, perché dopo la cena abbiamo fatto una camminata per il centro, abbiamo preso un gelato, ma siamo stanchi. A me è, per me è davvero carina Lisbona, secondo te? Sì, per il momento è il primo giorno, quindi... Esatto, un bel 7,5 che è tanto per una città. Tra pochi secondi sarà mattina, quindi noi vi auguriamo una buonanotte, ci vediamo domani mattina. Dipende a che ora lo guarderanno questo video, esatto. Però vabbè, comunque quindi buonanotte per noi. Direi. E, qui. E buongiorno amici, con delle facce un po' assonnate. Ci siamo appena svegliati. Esatto. Scoprirete tutto quello che faremo oggi solo guardando il video. Ma adesso andiamo a fare colazione. Sì, anche perché ho tantissima fame. La prima tappa di oggi è il monastero di San Geronimo. Vi portiamo con noi. Vai, vai, vai. Prima reazione del monastero. No, rifai, rifai. Prima reazione del monastero. Ma è bellissimo. Wow. È stupendo. Chiara, cosa ne pensi? Mi sembra di stare dentro Rain. C'è un sole bellissimo comunque. Ok ragazzi, non so se lo vedete, ma Mattia è proprio di fronte a me.
Ragazzi, non so se voi lo vedete, ma Mattia è proprio di fronte a me. Ragazzi, è davvero bello questo posto. Mi vedete? Sono qui, non so cosa abbia detto Chiara, però vabbè. Comunque è bellissimo qui e dobbiamo andare anche di sotto perché c'è un piano di sotto. Non so che stile sia, credo barocco, credo, non lo so. Però il monastero di Geronimo è davvero molto bello. Io non ho sentito niente, per me potrebbe aver detto qualsiasi cosa, ma ok, va bene. Allora, come potete vedere c'è un sacco di vento. Quello che vedete alle mie spalle è il monastero dove siamo stati adesso proprio. Bellissimo. Siamo usciti, davvero molto bello, e qui accanto a me, a sinistra, potete vedere il monumento alle costruzioni. Sembra molto la torre degli Avengers. Che secondo io me. Non conosco, scusami. Sembra un po'. E invece, venite con me. Se noi proseguiamo da questa parte, potete vedere il ponte che abbiamo visto ieri, ma visto dall'altro lato, e alla fine del ponte c'è il Cristo Redentore che si può vedere anche in Brasile, a Rio de Janeiro. Ok, Mattia ha fatto un po' Alberto Angela, sì. E io invece vi posso dire che c'è molto fa vento. Fa molto vento, adesso devo coprirmi assolutamente. Vai Chiara, passo la parola a te, illustraci dove stiamo andando. E direi anche, meno male, ci stiamo dirigendo verso la Torre di Brem. Che è quella che potete vedere, non quella arancione, quella più piccola di qua. Ve la faremo vedere meglio dopo, sì, guardate. Assolutamente. Vai Chiara. Ma ci chiedete se siamo da soli? No, e vi presentiamo... Venite, i nostri venite. Compagni di avventura Gabriele ciao, e Federico. Ciao. Sono passati solo 5 minuti e non c'è più vento. Sta dicendo una bugia perché non sono passati 5 minuti, ci abbiamo messo un po' a camminare, però vabbè. Comunque okay. Questa è la Torre di Belém, sembra davvero molto bella. Sembra una Torre di Belém, posso dire? Sì, sì. C'è Belém dentro. Ah, ok. E niente, bella. Bella giornata, il vento è passato e ci vediamo per il pranzo perché io sì, inizio adesso anche entriamo ad avere dentro e adesso andiamo subito a pranzare. Ciao, ce ne andiamo. Amici, siamo a pranzo qui al McDonald's, anzi al Bucci Donald's, direttamente dal sottosopra. E però il video completo dove assaggiamo McDonald's portoghese lo faremo nel prossimo video, quindi non perdetevelo. Io intanto adesso mangio. Mangiamo. Quindi buon appetito, ci vediamo dopo. Tu lo sai che te c'è stato buono? Mostralo, buono mostralo. Ora prendo una bomba, l'apro a metà. Ah, no. E ti mettono tutta crema dentro. Si chiama una bomba. Allora ragazzi, siamo qui, abbiamo appena finito la partita della Roma, com'è finita? Grande vittoria, insieme anche alla signora e niente, e adesso festeggiamo. Questa è tutta Lisbona dall'alto, adesso vi lasciamo una clip della partita. Ragazzi, calmi! Calmi ragazzi, calmi! Dammi 3 punti, non chiedermi niente, dimmi. Ora, per oggi abbiamo preso 2 pizze. Mega pizza. È grandissima. La finiremo. Questa è la mia mano e questo è un pezzo di pizza. Ce la faremo a finirla, secondo te? No. No. Ce la penso io. Secondo te sì. Secondo me sì. Abbiamo finito tutto quanto, ragazzi, alla fine. Abbiamo indovinato io e lui. L'aveva detto Chiara? Quindi anche il secondo giorno di Lisbona è finito qui con una bella pizza. Meglio il McDonald's di oggi o la pizza adesso? McDonald's. Buongiorno ragazzi, oggi vi abbiamo risparmiato le nostre facce appena svegli, abbiamo già fatto colazione e siamo pronti per quest'altro giorno a Lisbona. Cosa faremo oggi? Lo vogliamo spoilerare?